Certo, ai diritti corrispondono sempre dei doveri e tra i nostri doveri c'è quello di ridurre gli sprechi. Non è tollerabile che ogni anno più di 1 miliardo di tonnellate di cibo venga dispersa lungo la filiera alimentare. È possibile fare in modo che i prodotti invenduti in prossimità della scadenza vengano distribuiti tra chi ha bisogno, tra chi non ha reddito sufficiente. Lo spreco è un insulto alla società, al bene comune, all'economia del nostro come di ogni altro paese. Alcuni progetti di solidarietà stanno dando risultati positivi. Occorre estenderli, valutando come intervenire con strumenti legislativi di sostegno. Ridurre gli sprechi è un grande impegno pubblico, cui possono partecipare da protagonisti la società civile organizzata, il volontariato, il no profit, la cooperazione, l'impresa in ogni modo. La cultura dello scarto e del consumo illimitato non si concilia più in alcun modo con il futuro possibile, né con lo sviluppo economico. È questa la novità del nostro tempo. Uscire dalla crisi di questi anni vuol dire saper rinnovare e cambiare rotta. Su questo crocevia si colloca e si è progettato l'Expo di Milano.